Si aprono le danze qui a Borgata Costiera con la festa del pane, accanto a me gli ospiti di questa serata, i grandi attesi di questa serata. Allora, cosa ci attenderà sul palco? Cosa ci presenterete su questo palco? Vi presenteremo un estratto da quello che facciamo normalmente in televisione, con uno spettacolo che portiamo in giro per la Sicilia, e ovviamente il signor Litterio Scalisi sarà il grande protagonista con le sue avventure do paesi che diventano divertenti e quindi coinvolgono il pubblico, per cui cercheremo di far ridere anche tutti gli amici di Borgata Costiera, di Mazara del Vallo, perché sappiamo che da questa latata della Sicilia ci volete bene e ci seguite con affetto, per cui è un piacere essere qui, grazie a chi ci ha invitato, a Ciccio Foggia, insomma, al sindaco, all'amministrazione comunale e a tutti gli abitanti di questa zona meravigliosa della Sicilia che ci stanno accogliendo, come vedi, veramente con grande, grande passione. La vostra presenza stasera è stata tanto attesa e si vede anche dalla presenza che c'è qui a Borgata Costiera, non solo mazzaresi, da tutta la provincia sono venuti. Cosa ne pensa? Cosa dire a loro? Penso che siamo a 400 km da casa, ma il nostro lavoro è chissà, andiamo a buscare un pane e venimo alla festa del pane. Esatto, giusto. Vabbè, la festa del pane però non solo pane, avete fatto un giro qua dai vicoli, c'è di tutto. Solo che prima non possiamo mangiare, mangeremo dopo. Non sapete cosa vi perdete, avete dato un'occhiata? Dopo mangeremo, perché devo dire che noi non mangiamo mai prima di andare in scena, anche perché poi insomma non riesci magari a modulare bene la voce, ti resta la bocca impastata. Oh, ma che dici? Cosa vengono su? Vengono sui ruttini. È vero anche questo, quindi mangeremo dopo, ma intanto veramente grazie, grazie di cuore, perché è così, devo dire, in tutta la Sicilia e quindi ringraziamo tutti i siciliani. Ma stasera abbiamo trovato un'accoglienza davvero meravigliosa e quindi grazie, grazie, grazie. Il meglio della gastronomia locale qui a Borgata Costiera durante questa prima giornata della festa del pane, anche la pescheria Fratelli in Gargiola state allietando con questo buon profumo di pesce. Quantomeno ci proviamo. Intanto volevo ringraziare anche l'amico, nonché consigliere Francesco Foggia, per averci dato la possibilità di partecipare a questa bellissima edizione della Festa del Pane, sperando che sia un evento non soltanto a livello conoscitivo pubblicitario per quanto riguarda le nostre aziende locali, ma che, diciamo, l'elemento predominante possa essere quello dell'aggregazione sociale. Ma infatti questa sera abbiamo visto tantissima gente affluire, non soltanto da Mazara ma da tutta la provincia di Trapani, ancora ci aspettano altre due serate. Speriamo che la festa appunto possa portare presso Borgata Costiera quanta più gente possibile, anche per far conoscere i nostri prodotti della nostra città così tanto famosi nel mondo. La pescheria Fratelli in Gargiola dove la troviamo? Noi ci troviamo in via San Pietro 27, siamo qui da un anno. Speriamo che possa durare anche per tanto tempo ancora. Quindi venite qui alla festa del pane anche nei prossimi giorni, che ci sarà veramente da mangiare di tutto. Signore, buonasera, c'è un odorino qua, è già a guardare, viene voglia di mangiare. Cosa avete preparato? Gnocchi di casa. Con che cosa? Sugo con le melanzane e pesto. A guardare questi piatti enormi già vuoti, sembra che abbiano apprezzato. E ravioli con la ricotta. Cosa ne pensate di questa festa del pane? Bellissima, bellissima. Noi è da due mesi che ci lavoriamo, due mesi. E questa sera tanta affluenza, tanta gente? Sì, sì, molta, molta gente. Nei prossimi due giorni cosa farete? Noi sempre questo facciamo, pasta col sugo, sempre pasta di casa però fatta da noi, e ravioli con la ricotta, sempre fatta da noi, il sugo pure fatto fresco, pomodoro fresco. Perfetto, quindi nei prossimi due giorni venite, che qua il cibo non manca, non solo pane. Non solo pane, ovviamente. È una bellissima esperienza, bella. Anche la carne, qui si sente un odore, si vede anche il bellissimo profumo della carne che sta arrostendo sul fuoco. Accanto a me il signor Bianco, che rappresenta la carnezzeria Bianco di Mazara del Vallo. Cosa sta offrendo stasera agli ospiti di Borgata Costiera? Stiamo preparando la pecora bollita. Abbiamo fatto la pecora pure arrostita, salsiccia, poi faccio degustazione del salame che facciamo noi, poi altri piatti che giustamente qua non c'ho, però li faccio assaggiare pure.
e siamo qua. Cosa ne pensa di questa festa, di questa prima giornata a Borgata Costiera? Allora, per me è stata un'esperienza positiva, grazie pure al signor Francesco Foggia che mi ha invitato e sono qua a rappresentare la mia azienda. Perfetto, okay. Dove vi possiamo trovare? Allora, in via Salvemini numero 12, Mazzara del Vallo. Con le bontà di Bianco Carne. Bianco Carne. Dopo pane, pasta e tanta altra roba, arriviamo anche alla frutta con il signor Francesco Messina. Cosa propone questa sera ai visitatori? Allora, fichi d'India con lo zucchero, anguria scolpita, anguria fetta, melone giallo, frutta mista, stecchini. Allora, melone giallo, melone d'acqua, uva nera, uva rossa e dopo grano turco, sia cotto che crudo, questo è cotto, e dopo un po' di merce locale di Campobello di Mazzara del Vallo, pomodoro secco, origano, olive e mandorle. Tantissime bontà, quindi cosa ne pensa della festa del pane di quest'anno? È una bella festa, è stata comunque come seconda edizione. Io sono il primo anno che sono arrivato qua, ma speriamo che il prossimo anno possiamo fare ancora un po' meglio. Si dà il via alle danze oggi qui a Borgata Costiera con questa seconda festa del pane. Già si vede un'affluenza molto grande. Dal vostro punto di vista? Dal nostro punto di vista quest'anno l'affluenza è triplicata. Tanta gente che è arrivata nonostante la pioggia, abbiamo avuto un po' di ritardo. Per fortuna il tempo è stato clemente, siamo qui, scusate il mio aspetto, ma io facendo parte della Proloco, oltre a promuovere il territorio attraverso la storia e la cultura, lo promuovo anche attraverso i nostri prodotti enogastronomici. Quindi ringrazio anche le aziende che ci hanno supportato, che continuano a darci supporto logistico, tra cui il Pastificio Gallo, la Strada del Vino e tutte le altre aziende che hanno partecipato. Un grazie a Francesco Foggia, all'UNAC che mi ha coinvolto, al Comune di Mazzara del Vallo e alla Regione. Siamo veramente felici, nonostante la fatica, che ci sentiamo ripagati, perché finalmente Borgata Costiera, che è una realtà importantissima del nostro territorio, ha avuto il suo riscontro. Tanta gente, anche tanti turisti, sono giunti a Borgata Costiera, frazione di Mazzara del Vallo, di cui io mi sono innamorata. Ci sono ancora due giornate davanti a noi qui a Borgata Costiera. Sì, due giornate piene di eventi, di spettacoli, di raduni di 500, di attività anche artistiche. Ringraziamo anche gli artisti, se vedete in giro ci sono degli splendidi murales. Tanta gente qui, tanti artisti, quindi arte, cultura, enogastronomia, turismo e pane. Non solo pane, visitate anche la mostra che è stata allestita grazie al supporto delle parrocchie di Borgata Costiera, di San Francesco, di Santa Maria di Gesù, che hanno realizzato i pani votivi e i panificatori che ci hanno fornito anche il pane alimentare e i pastifici e il Poiatti che ci ha dato anche la farina. Grazie a tutti, grazie anche all'Opinione che sta facendo un ottimo servizio, siete grandi anche voi. Love!